Giovanni Perinotti, ex presidente ANGA, quindi una lunga storia che proprio in questi giorni rivive grazie alla Fiera in Campo, e oggi presidente di Confagricoltura Vercelli. Ecco, dai meno giovani. Diciamo. Dai giovani meno giovani. Ecco, ma però non vorrei parlare tanto di questa agricoltura oggi qui moderna, dove, ecco, una cosa voglio dire però. A Vercelli e soprattutto nelle zone dicono che i risicoltori, gli agricoltori Vercelli sono quelli che hanno trattenuto, fermato, rallentato lo svolgimento dell'economia, però si vede che nelle tecnologie gli agricoltori sono più avanti degli altri. Beh, diciamo che è invidia da parte di quelli che dicono queste cose. Credo che sia una delle poche cose che non si possono, di cui non si può accusare l'agricoltura vercellese. Vuol dire, come ho detto prima, in 40 anni è cambiato tutto. Io ricordo i 40 anni fa come si coltivava il riso, dalle attrezzature, solo dagli trattori come sono cambiati, alla situazione, anche come stai seduto su un trattore è cambiato tutto. Poi le attrezzature che hai attaccato dietro, voglio dire, è una modifica assoluta. E tutte le aziende vercellesi sono adeguate, anche quelli che potevano avere delle reminiscenze del passato e tutto, sono adeguate, adesso tutti coltiviamo praticamente alla stessa maniera, vuol dire c'è chi è più già nel futuro, ma c'è sempre stato quelli che sono sempre più avanti, ma se no tutti abbiamo un ottimo livello di tecnologia in tutte le nostre aziende. Certamente l'agricoltura è andata avanti, adesso per gli agricoltori delle zone vercellese, pavese, novarese, naturalmente quello che è della risicoltura, grossi problemi che arrivano dall'importazione così snodatamente disordinata che sta penalizzando chi è agricoltore e lo fa seriamente, come tutta l'agricoltura italiana, e queste importazioni appunto che danneggiano e che vi creano dei problemi. Cosa dovete fare? Cosa volete fare? Dobbiamo metterci al passo coi tempi anche in questo senso, oltre a quello di prima della tecnologia a cui siamo arrivati. Diciamo che tutto quello che potevamo fare di nostro l'abbiamo fatto, e anche bene, sottolineerei, come lavorazione, come produzione. Adesso il problema è venderlo questo prodotto. Non siamo mai... Vendere è sempre stata una parola grossa, nel senso che noi andavamo sul mercato con il nostro prodotto e chi ce lo comprava. Venderlo è un'altra cosa. Venderlo vuol dire riuscire a convincere lei, piuttosto che un altro acquirente, piuttosto che il consumatore, che il nostro riso è meglio di altri risi. La politica regionale, italiana, europea e mondiale ci porta ad essere uguali praticamente a tutti i coltivatori di tutto il mondo. Ma il prodotto non è uguale, il nostro prodotto, noi ci freggiamo del diritto di poter dire che il nostro prodotto è un prodotto sano, leale, mercantile, che si dice così, però è un prodotto vero, com'è, cerchiamo di rispettare l'ambiente per quanto possiamo, questo è abbastanza evidente, e autorizzano l'ingresso di prodotti da ogni parte del mondo a costi zero, praticamente, a dazio zero praticamente, per, insomma, che lei, import-export, la parola d'ordine è quella. Noi facciamo la nostra parte anche come sindacato per quello che possiamo, ma più di tanto non riusciamo ad influire sulle decisioni che vengono prese a livello nazionale e comunitario. Ecco, un altro problema, me l'ha rilanciato lei, ambiente. Ecco, qui c'era proprio e c'è una cultura, un ricordo che tutti questi diserbanti erano pericolosi, sono pericolosi. Anche qui si è avanzati parecchio, si è andati avanti, o c'è ancora qualche cosa da fare? C'è sempre qualcosa da fare, solo per quello. Parlando di 40 anni fa, io ricordo le quantità di principi attivi, quantità proprio di principi attivi che venivano distribuiti sul territorio. Adesso è cambiato tutto. Adesso andiamo a grammi di prodotto con tecnologie sulle botti dei diserbi che vengono costantemente monitorate. Del resto, se non ce l'hai certificata, non la puoi utilizzare. Devi certificare ogni 2-3 anni, proprio per evitare che queste botti, che sono fondamentalmente la maniera con cui spandiamo questi fitofarmaci, siano proprio precise, nel senso che microgocce, microambiente, cioè evitare che si spaga nell'ambiente questi prodotti che noi usiamo, e sono sicuramente prodotti più sicuri e più selettivi di una volta. Poi del resto noi siamo, io come dico sempre, siamo i primi che usiamo queste cose, quelli che siamo per primi a contatto di questo. Cioè, se io sapessi che una cosa è grave, molto dannosa, non la userei già personalmente. Quindi credo che tutti gli agricoltori si comportino in questa maniera. Poi si può migliorare sempre.